Bentornati ragazzi con una nuova sfida ai pronostici per la decima giornata di Serie A con Guglielmo e Guido. Ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Partiamo subito dalla prima partita Empoli-Monza. Monza che viene da tre vittorie consecutive. Empoli che però secondo me in casa proverà a fare la partita, a spingere. Alla fine secondo me un gol lo troverà. Credo che il Monza, dato che vive un buon momento, la butterà dentro. Il mio pronostico è un po' complicato, consiglio 1x più gol, perché secondo me l'Empoli in casa non perderà. Il ragionamento mio è lo stesso di quello di Simone, però non rischio l'1x, gioco solo gol. Io consiglio X2 a questa partita, sarà tosta sicuro, perché da là ci sarà un Empoli che caccerà gli artigli e quindi giocherà la sua partita, però sarà che per me X2 lo consiglio. Torino-Juventus, derby della Mole, che sinceramente non mi giocherei. Ragazzi, io credo che o la Juve crollerà proprio del tutto, anche se è già crollata, oppure si risolleverà. E l'ho fatto più volte proprio nel derby di Torino. Il mio pronostico è 1-2. Io non so proprio cosa consigliare, penso che non sarà una partita da tanti gol, quindi under 2,5. Stando la Juve si sa, ci sta Ronaldo in attacco, quindi segnerà. No, quindi no, scherzi a parte ragazzi, io vi consiglio gol. La Juve sta soffrendo già il 2-0 con il Maccabi in Champions, è un chiaro segno di crollo della squadra. Magari fosse solo quello. Sapessi. Atalanta-Sassuolo. Io credo che l'Atalanta in casa non perderà, anche se il Sassuolo non va sottovalutato. Il mio pronostico è 1x più over 1,5. Comunque mi aspetto almeno due gol in questa partita. Il mio consiglio è un pochino più complicato, consiglio 1x più gol più over 2,5. Io invece vi consiglio over 2,5. Speriamo che il Sassuolo riesca a fermare la squadra di quel fracico di Gasperini. Speriamo quindi. Inter-Salernitana, la quota vittoria dell'Inter è troppo bassa. In realtà io mi posso aspettare anche una goleata. Comunque io vado a consigliare il marcatore Lautaro che non segna veramente da troppo tempo in campionato. Sinceramente a 2 me lo rischierei. È strano che io non gioco quasi mai i marcatori o comunque non li consiglio mai, però la quota dell'Inter è troppo bassa, non saprei cosa giocare, quindi anch'io il marcatore, però in questo caso Çalhanoğlu. È veramente bassa, io vi consiglio 1x più over 2,5. Però lì teniamo una pace d'aria della Salernitana, Bulaye Dia. Quindi l'Inter Pronto. soffrirà i colpi della Salernitana. Però, come ho detto, 1x più over 2,5. Spezia-Cremonese, partita che non mi ispira più di tanto. Lo Spezia finora non ha mai perso in casa e secondo me questo fattore risulterà determinante. Il mio pronostico è semplicemente 1x. Io all'1x di Simone aggiungo il gol, penso che entrambe le squadre segneranno. Pure io sono d'accordo con te, quindi consiglio 1x più gol. Napoli-Bologna, la quota vittoria del Napoli anche in questo caso è veramente troppo bassa, forse l'unico rischio è proprio il fatto che la potrebbe sottovalutare una delle squadre più in difficoltà in questo momento, ovvero il Bologna. Il mio pronostico è 1 secondo tempo, magari nel primo tempo il Napoli non avrà un ritmo così alto che potrebbe avere invece nel secondo tempo. Io non so perché, ma sento che entrambe le squadre segneranno, però il Napoli vincerà e quindi consiglio uno o più gol. Io ragazzi, siccome la quota del Napoli è troppo bassa, quindi vi consiglio over 3,5. Bello prepotente che ci sta. Verona-Milan. Milan, quota vittoria a 1,57. Sinceramente io me lo vado a giocare, tu hai fisso. Questa è più a cuore. Bocchetti era un grande, 1x più gol per il Verona. Io pure vado a sentimento, Bocchetti forever, uno fisso. Addirittura, io penso che possa finire 1-1, per quello 1x più No, gol. secondo me fa colpaccio. Sampdoria-Roma. In realtà non sono sicuro che i giallorossi la porteranno a casa, però non credo che perderanno. Vado a consigliare x2 più over 1,5. Io consiglio gol, perché non lo so, non mi sento altro. Io vi consiglio una quota assurda, pazza, over 1,5. Quindi molto tosta, Folle. molto tosta, ma è quota.
Lazio-Udinese, partita che promette spettacolo. Io mi aspetto tanti gol. Il mio pronostico è gol più over 2,5. Io stesso ragionamento di Simone, però aggiungo anche uno X semplicemente perché non penso l'Udinese vinca questa partita, quindi uno X più gol più over 2,5. E io qua posso scatenarmi sulla Lazio di merda, cazzo. No, beh, ragazzi, io vi consiglio gol Bijol. No. Perché Bijol Aspetta, gol più Bisciol o gol Gol pro? Bijol. Gol più Bijol, l'ho Gol sbagliato. più Bisciol. Ah, gol più Più Bijol. Se segna ti offro una cena. Vabbè, sto ancora aspettando queste cene. Grazie, Aslani, non mi pare che abbia segnato. Perché non hai visto la partita. Terminiamo con Lecce-Fiorentina. Allora, io credo che la Fiorentina debba svegliarsi anche in campionato. Viene da una vittoria importante e convincente in conference. E quindi io mi aspetto che la porterà a casa, fuori casa contro il Lecce. Consiglio due fisso. Io non lo so, il Lecce comunque è una buona squadra e ha giocatori che sono interessanti, come per esempio Banda. Penso che Banda segnerà, ma consiglio X Io ragazzi, porco cane, io ragazzi vi consiglio gol più over 2,5. La Fiorentina, grazie a cazzo, ha segnato contro i cuori, grazie a cazzo, segnerebbe anche Boce agli occhi chiusi contro quella squadra di merda in conference. Mo' bisogna vedere in campionato come cazzo risolve sì, la situazione, quindi gol, probabilmente scusate, con più tranquillità potresti. scusatemi, mi è venuta una fuga, quindi gol più over 2,5. Bene ragazzi, per questa sfida ai pronostici per la decima giornata è tutto. Lasciate un like per supportare questa serie. Se volete rivedere Guido e Guglielmo, iscrivetevi al canale, seguite la pagina Instagram Calcio con la F che potete trovare in descrizione. E ci vediamo Nel nel percorso. percorso e spulliciate ragazzi, mettete tanti like, facendo andare virali internazionali.